In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma, nello spazio Book Sprint Edizioni, siamo con Miriam Bruni. Ciao, buonasera Miriam. Ciao, buonasera. Cristalli, che sarebbe Cristalli, è un libro di poesie il tuo. E devo dire, prima me ne è letta qualcuna e dopo ne leggeremo qualcuna. Sì. Ed io ho prestato tantissima attenzione, mi è molto trascinata nel tuo stile di scrittura e soprattutto quanto ti lasci coinvolgere da tante cose per riuscire a scrivere. Perché però proprio Cristalli? Dunque, Cristalli mi è venuta come immagine pensando ai cristalli di neve, quindi a questa piccola armonia, no, di forma, che quando ghiaccia diventa anche dura, consistente. E quindi mi è sembrato che interpretasse un po' l'intenzione che do io nello scrivere, cioè ricercare una forma, una struttura che risplenda e che quindi possa produrre luce anche nel tempo, come un cristallo, come una pietra preziosa dentro una grotta, ecco, diciamo. E infatti vado sempre, quando mi muovo nello spazio, cammino, passeggio, sempre cerco i punti di luce, sempre guardo come il sole cade sulle cose, ho scritto anche una poesia così. E quindi questo titolo, insomma, mi è sembrato al momento rappresentare questa cosa. E poiché tu mi parlavi proprio di neve, mi fa incuriosire, e a questo punto io direi sì. Magari leggiamo quella che avevamo scelto in un principio come ultima poesia, Ok. Allora, quest'ultima poesia è la più lunga di questa breve silloge, e appunto è una sorta di ode, diciamo, alla neve, in un momento di particolare contemplazione estatica, quando lavoravo vicino a San Luca, presso i Gesuiti a Bologna. Neve, neve fresca, che dalle cime dei cieli cadi e nell'inverno più freddo fiorisci. Tu che attraenti rendi i nostri arbusti, neve bella che ti annidi e sorridi, che calpesti i nostri prati ai cartelli di divieto indifferente. O neve che ti posi con magnifica dolcezza, è sacrale il tuo aspetto, il tuo colore, nel tuo specchio vedo il cuore, la sua gioia, da te imparo l'eleganza sopraffina, per entrare in ogni dove, senza invito, senza chiave. E ti ho vista, neve, che hai riempito di pane, divertita, coi cestini degli umani, pane per bambini svelti e coraggiosi, di quelli che ti assaggiano, curiosi. E così anche oggi, mio candido creatore, ti ho udito cantare sussurrando, deponete la brutta fatica, il dolore frusto e quella tristezza opaca. Dimenticate per un attimo i cancelli, lo scontrarsi, la non pace, e venite, venite a me e respirate. Ecco, finisce così con questa, tra parentesi, questa preghiera, diciamo, a Dio. E qual è l'immagine che tu hai in quel momento della neve? Perché la rappresenti così? È l'immagine della neve fresca, fresca, bianca, quindi lassù, non sporcata ancora dallo smog, che in questo silenzio, no, ovattato, si annida tra i rami, e quindi ha questo gioco di colore, di chiaroscuro, e a volte tonfa, no, giù, quindi gocciola, così, una immagine molto pura. E poi questa, sì, ho seguito questa idea di vederla, che aveva proprio riempito tutto, quindi i cestini, le cose, e mi è venuta così, insomma, di antropomorfizzarla in un certo senso. Tra l'altro, naturalmente, tu citi in qualche modo anche il creato, citi Dio, tu sei molto molto credente, non è, tra l'altro hai fatto anche altre poesie. Sì. Sì, in questo libro sì, c'è anche una forma di omaggio alla mia fede, perché credo che appunto nella poesia, cioè la poesia sia un linguaggio di autenticità profonda, e quindi non posso che trasmettere ciò che veramente sono, ciò in cui credo, e ciò che ho ricevuto anche come
diciamo, risorsa, ecco, quindi in questo senso. È la tua grande capacità di osservazione e sensibilità che hai nelle piccole cose che fa la differenza nel tuo libro, nelle tue poesie. Sì, mi piace questa attenzione al dettaglio, alle piccole cose, perché credo che, come si dice spesso, no? È nelle piccole cose che si cela anche il mistero più grande, più immenso, no? Quindi la natura per me è una fonte infinita, un libro proprio da leggere, la foglia, appunto soprattutto quando la luce la colpisce, insomma. E, se vuoi leggiamo quella sulla voce che dicevi. Sì, che mi piace tantissimo. Allora, quella è un'altra che mi ha colpito molto proprio perché guarda l'attenzione dove è caduta, sulla voce del mattino. Sì. Dunque, a me piace molto cantare e spesso canto da sola. E questa poesia parte da questo ascoltare la propria voce. Mi incanto ad ascoltare la mia voce mentre sgorga misteriosa dalla gola del mattino, nel silenzio di una stanza o nel ferito tenue fragore cittadino. Da essa proviene un invito, un chiarore, e così provo subito pena per i nostri bastioni solitari, per le facili involuzioni e le misere nostre cattedrali di gesso e di illusioni. Tornerò volentieri nella buia miniera, estraendo dal mattino alla sera ogni musica e senso dell'umana avventura. Quindi questo sentire, questo canto mattutino mi aveva rilanciata nella sfida del giorno che stava iniziando. E quindi ti ha fatto immaginare proprio, cioè, hai proprio vissuto Perché praticamente un dopo mondo cantando sono nuovo. anche, ho preso il mio motorino, sono andata a scuola e quindi sentivo questo canto che si incideva nel fragore cittadino, diciamo, e continuava appunto a portarmi a questa riflessione. Altra caratteristica sicuramente delle tue poesie è il tuo parlare in modo abbastanza ermetico. Però non ermetico che poi perde di significato, anzi, ce n'è una in particolare che a me è piaciuta moltissimo, è stata la prima che mi hai letto. È incredibilmente ermetica, ma è incredibilmente al contempo espressiva. Sì, io amo molto ciò che è estremamente sintetico e al contempo evocativo, quindi questo che tu chiami ermetismo forse indica appunto la scelta di poche parole, pochi termini che però hanno la, si spera, che abbiano la capacità di creare un mondo, un significato, una densità, ecco. Questa parla dell'amore e delle conseguenze dell'amore ed è brevissima. Ustiona l'amore, trascina, conduce, risveglia, incatena. Chi odia la pena non ami. Ecco, quindi è un po' un invito paradossale, no? Ad accettare, come quando si dice, beh, ma sei disposta a soffrire, no? Allora uno pian piano crescendo si rende conto che amare ha sempre un prezzo e questa poesia ricorda questo, che c'è una pena, diciamo, nell'amore, ma anche una grande forza di risveglio, no? Quindi una forza che veramente ci fa in un certo senso ritrovare ancor più noi stessi. Infatti io ho fatto poi la tesi di laurea su un poeta dell'amore, Pedro Salinas, spagnolo, e lui aveva un'immagine molto così, molto potenziata dell'amore, no? Quindi come un senso di liberazione, di gioia. Tra l'altro, nel tuo modo di scrivere così ermetico, in qualche modo, tu lasci anche un po' di spazio all'immaginazione. Non esprimi solo quello che è il tuo pensiero riguardo a quell'argomento, ma in qualche modo il lettore può anche crearsi una sua immagine e una sua idea. Allora, io cerco in realtà di mettere tutto quello che voglio dire, non lascio degli spazi appositamente per il lettore, però certamente affrontando temi così
soggettivi e insieme oggettivi, quindi in cui tutti possono ritrovarsi, il lettore si ritrova ad avere un grande spazio in cui immaginare. Infatti, l'altro giorno per mail una mia amica mi ha detto, ho riascoltato una partecipazione che ho fatto in radio e mi diceva, beh, io conoscendoti, quando leggo una tua poesia, ho come lo schermo di quello che io conosco di te, mentre il radiocronista che mi intervistava si era fatto tutta un'idea particolare sua, che mi fa venire in mente questa cosa, su una poesia non conoscendomi, e quindi è vero che chi non mi conosce come persona, dalla mia poesia può trarre tante cose diverse, insomma, differenti. Come mai molte delle tue poesie non hanno un titolo? Perché non nascono senza titolo. Do il titolo se qualche concorso o premio me lo chiede, ma normalmente non c'è titolo. È proprio Non è il necessario. testo, sì, infatti. Io definirei il tuo modo di scrivere le tue poesie quasi un ermetismo molto elegante, perché trovo la tua scrittura molto Elegante. elegante. Ti ringrazio per essere stata con noi. Io ringrazio Miriam voi. Bruni, Cristalli.